Gesù entrò nel cenacolo dove si trovavano i discepoli a porte chiuse. Alcuni giorni prima, la venuta di Gesù, di cui parla il Vangelo di oggi, è stata nella mattinata della domenica, dopo la risurrezione. Alcuni giorni prima, esattamente il giovedì sera, Gesù si era recato in quel luogo per celebrare la Pasqua con i suoi discepoli ed era entrato non a porte chiuse ma a porte aperte. Era infatti ancora con un corpo simile al nostro. Dopo la risurrezione invece egli si muove, cammina, penetra nelle case a porte chiuse perché ha un corpo diverso, un corpo quasi spiritualizzato, luminoso, agile, facile agli spostamenti da un luogo all'altro, da una regione all'altra, un corpo identico a quello che Gesù aveva mostrato quando si era trasfigurato, come dicono i Vangeli, sulla montagna e accanto a lui apparvero Mosè ed Elia e si sentì la voce di Dio che diceva: questi è il mio figlio diletto, ascoltatelo. E tutti furono avvolti in una nube. Gesù entrò a porte chiuse e forse non sempre pensiamo a un particolare che quando risuscitò uscì dal sepolcro a sepolcro chiuso. Non è che uscì dal sepolcro ribaltando la pietra lui, come qualche filosofo antico ha voluto insinuare. I sigilli che avevano posti i sommi sacerdoti con 4 soldati là davanti rimasero intatti e Gesù uscì. Probabilmente i soldati lo videro mentre usciva e probabilmente non videro gli angeli che spostavano la roccia che bloccava l'ingresso, ma videro la roccia che si era spostata, era aperta, e andarono a riferire ai sommi sacerdoti quello che era accaduto. E come sempre, chi persegue un'idea sbagliata e vuole confermare la sua idea, per diffondere la falsità paga. E difatti i sommi sacerdoti pagarono le guardie, dice il Vangelo di San Matteo, diedero loro delle monete perché dicessero a tutti che mentre essi dormivano i suoi discepoli erano venuti e avevano traslocato il suo corpo. Giustamente, qualche centinaio di anni dopo, Sant'Agostino dirà: ma queste guardie, che guardie erano? Erano state messe lì a fare i guardiani perché nessuno rubasse il corpo? Una delle due: o dormivano, e allora chi dorme non può essere un buon testimone di niente, dice Sant'Agostino. O erano svegli, e se erano svegli perché non impedivano, visto che erano lì per lavorare con questo tipo di attività, di guardare la grotta perché i discepoli non trafugassero il corpo?
sulla risurrezione di Gesù si è scritto tutto e il contrario di tutto. Addirittura, immaginate un uomo coronato di spine, con tante perdite di sangue, con il fianco aperto, con l'acqua e il sangue che esce dal costato, che improvvisamente dopo un giorno si sveglia, spinge la pietra e appare completamente diverso, con tutte le ferite riserate. Solo uno stupido può credere una cosa del genere. Ma si sono fatte tante ipotesi. Addirittura qualcuno ha detto che Gesù è risuscitato e si è svegliato con la forza dei profumi che gli erano stati, diciamo, spalmati per quasi imbalsamarlo. Quando sappiamo che addirittura Nicodemo portò aromi e profumi per 30 kg, immaginate 30 kg su un carico sovrabbondante. Con il troppo profumo si muore, voi lo sapete, non si respira più. Abbiamo addirittura delle morti nella storia, sì, si dice. Non so chi di voi è appassionato di storia romana. Uno degli imperatori della famiglia dei Severi si chiamava Elio Gabbalo, veniva dall'Asia, ed è morto perché per una festa cominciarono a buttargli fiori su fiori, e è svenuto ed è morto per l'emanazione del troppo odore dei fiori che gli avevano buttato. Tutte le ipotesi portate avanti per dimostrare che non è vero che Gesù è risuscitato sono fallite. Nella predicazione degli apostoli, la prima cosa che dissero è: quel Gesù che avete messo a morte è vivo, è risuscitato ed è apparso a noi. L'apostolo San Paolo addirittura nella prima lettera ai Corinzi dice che è apparso a Simone, agli apostoli e a 500 fratelli tutti in una volta, 500, di cui alcuni sono morti, lo dice San Paolo, prima ai Corinzi, una lettera che ha scritto, pare, verso il 54-55 d.C., a 20 anni abbondanti dalla risurrezione di Gesù. Alcuni sono morti, ma altri sono ancora vivi e sono testimoni di questo fatto, l'apparizione di Gesù vivo in mezzo a loro. Quella volta, secondo quanto dice il Vangelo di Giovanni di oggi, apparve ai suoi discepoli la mattina dello stesso giorno e poi il giorno, diciamo, la domenica successiva, quando c'era anche Tommaso. Ma fermiamoci ancora sul discorso delle porte chiuse. Quando Gesù risuscitò, dicevo poc'anzi, passò oltre la roccia che ostruiva la spelonca su cui era stato sepolto, e a quanto pare la luce grandiosa con cui lo Spirito Santo lo aveva fatto risuscitare creò un fenomeno strano che si sviluppa pressappoco come quando noi facciamo le fotocopie. Avete presente che quando si fa una fotocopia la macchina scatta una specie di foto, si illumina e allora viene fuori la copia. Nella risurrezione di Gesù, con questa luce potente, si è come dire infiltrata all'interno del lenzuolo dove Gesù era stato avvolto. Un lenzuolo, per chi non se ne ricordasse, non in due, uno sotto e uno sopra come facciamo noi quando andiamo a letto, ma era un lenzuolo lungo lungo cui Gesù venne deposto,
venne avvolto intorno ai piedi senza essere spezzato e venne a coprire pure la faccia. E quindi la luce della risurrezione di Gesù fotografò il lenzuolo, che esiste ancora. Esiste ancora. Ci sono state polemiche su polemiche, è vero, non è vero. Tutto quello che si osserva sul lenzuolo, e ci si sono impegnati i migliori scienziati del mondo. Esiste addirittura una scienza che si chiama sindonologia, che è la scienza che studia il lenzuolo, la sindone su cui è stato avvolto Gesù. Tutto quello che si scorge attraverso le analisi scientifiche del lenzuolo è null'altro che una fotografia vera e propria, e corrisponde con estrema esattezza a quello che i Vangeli dicono sulla passione di Gesù. La ferita al costato, le ferite più che alle mani, ai polsi. Questa è una novità proprio del lenzuolo. Noi nella tradizione antica i crocifissi sono sempre, diciamo, stampati o sculturati con i chiodi nelle mani. Invece la sindone ci dà i chiodi nei polsi, nello spazio fra l'ulna e il radio, ci siamo. Ecco, è stato. Poi tutto il resto, una ferita gravissima alla spalla destra, dove a quanto pare Gesù appoggiò il legno della croce che era pesante, i colpi della flagellazione, molti colpi, insanguinato nel suo corpo, di davanti e di dietro, perfino nelle gambe. Vedete con quanta crudeltà i soldati romani avevano infierito sopra di lui. La corona di spine, è visibilissimo nella sindone un rigagnolo di sangue che esce dalla testa e arriva fino all'occhio abbondantemente, oltre l'occhio, è un rigagnolo abbondante, ci siamo. E ricordo che in seminario adesso poi ne ho letti altri libri sulla sindone, anche perché gli studi progrediscono e ci sono sempre novità. Ma in seminario ricordo di aver letto un libro di un medico francese, Barbè, ancora ci penso, intitolato La passione di Gesù secondo la sindone. Una cosa strabiliante, un piccolo particolare che vi può interessare. Verso il 750 d.C., quindi prima dell'anno 1000, ci fu un miracolo a Lanciano, che ancora esiste, l'ostia di allora, ha resistito ai secoli. Un prete era un po' dubitoso se, mentre celebrava la messa, veramente l'ostia diventava il corpo di Gesù. Che cosa successe? Che l'ostia si è trasformata in carne vera e propria. Attualmente è esposta. Adesso la sovrintendenza hanno proibito di illuminarla perché a quanto pare con i raggi ci sono rischi di manomissione dell'ostia stessa, però carne vera, ci siamo. Conservata per decenni in un cassetto e abbandonata, è rimasta carne viva. Esaminata questa ostia, corrisponde a un muscolo del cuore, figuratevi, a un muscolo del cuore. Hanno esaminato scienziati, professori di università, il sangue di quest'ostia corrisponde al sangue della sindone, preciso, stesso gruppo sanguigno, AB e RH positivo, che da noi è raro, ma è frequente in Palestina. Gli ebrei, così come da noi prevale per lo più il sangue 0 e RH positivo, con gli ebrei prevale il sangue AB e RH positivo. È una cosa bella. Questo lo dico perché siate più sicuri. La nostra fede non è soltanto perché noi diciamo mio padre mi ha insegnato così e faccio e credo questo, la Chiesa mi insegna così e credo questo.
San Pietro, nella prima delle sue lettere, ha detto una cosa bellissima: siate sempre pronti a rendere ragione a chi non crede di quella che è la vostra speranza. Quando qualcuno dice io non credo in Dio, io non credo in Gesù Cristo, io non credo nella Chiesa, dobbiamo studiare, dobbiamo informarci, ci sono libri e libri che parlano di queste cose. Ultimamente io ho letto un libro di un famoso giornalista, un libro grosso così, intitolato La guerra contro Gesù, e c'è la documentazione precisa, scientifica, di tutti i nemici di Gesù Cristo e della Chiesa che hanno voluto dimostrare che Gesù è un falso, che Gesù ha raccontato cose false, che la resurrezione è falsa e che quello che insegna la Chiesa è falsità. Ma naturalmente il giornalista, la persona colta, intelligente come me, ribatte punto su punto i vari, le varie falsità che vengono emanate per dimostrare quello che è indimostrabile. Concludendo, il Vangelo ci insegna che lo Spirito Santo è stato dato agli Apostoli, che Gesù, apparendo agli Apostoli, non li rimprovera, è commovente. Chi di noi avrebbe fatto una cosa del genere? Tradito, rinnegato, abbandonato, gli Apostoli mangiavano e bevevano, non è che stettero 3 giorni di digiuno, mentre lui soffriva e moriva ed era inchiodato ed era sepolto. Lui appare, cosa dice? Ora vi faccio vedere io? No. Dice una cosa dolcissima: pace a voi. Cioè, ho voglia di dimenticare la vostra vigliaccheria, la vostra fragilità, la vostra debolezza, il vostro abbandono. Ormai sono risuscitato, è passata la tempesta, ci siamo. E attenzione che il discorso degli apostoli non è che valse solo per gli apostoli, che gli apostoli si chiusero per paura dentro una casa. Ma quanti e quanti durante il Covid si sono chiusi per paura dentro le loro case e hanno abbandonato le loro chiese? Quanti? C'è gente ancora chiusa, c'è gente che ancora non esce. Paura. La paura è il nemico dell'amore. Dove c'è paura non c'è amore. Dove c'è amore la paura svanisce. Se spunta il sole, il buio, continuano le tenebre se spunta il sole, no? Se c'è l'amore, la paura svanisce. Così Gesù è entrato, lui il sole dei discepoli, che è anche il sole della nostra vita, è entrato, pace a voi, la paura è svanita. È cominciata una nuova pagina, la pagina della storia della Chiesa. Si conclude la storia della vita di Gesù e comincia la storia della Chiesa. Ognuno di noi però, niente paura, niente pigrizia, niente scuse. La domenica è il giorno in cui Gesù è risuscitato e i cristiani non devono fare il conto da lunedì a venerdì e poi c'è il sabato e la domenica, il weekend per andarsi a divertire. Dovrebbe fare il conto invece di lunedì. Ci mancano 6 giorni per la domenica, per andare in chiesa, per andare a fare la comunione, per andarmi ad abbracciare quel Gesù che ha abbracciato la nostra povera umanità. Questo dovrebbe essere il cristianesimo. Dovremmo moltiplicare le chiese per le folle della gente che dovrebbe frequentare l'incontro dolcissimo con il Signore, perché il momento più bello della settimana è andare in chiesa e fare la comunione ed essere in grazia di Dio e vivere dell'amore di Gesù, perché diceva giustamente San Francesco: tutto passa, solo l'amore di Dio resta.